Salve a tutti, buona serata. Parleremo della dieta GIFT e quindi cercherò di spiegarvi in pochissimi minuti cosa significa dieta GIFT. Allora, dieta GIFT è un acronimo, sta per gradualità, la G, la I sta per individualità, la F sta per flessibilità e la T sta per tono. Rappresenta, diciamo, una svolta nella nutrizione sicuramente, perché fa parte della dieta di segnale, cioè nel senso che il nostro ipotalamo riceve ogni giorno tanti segnali dall'ambiente interno come dall'ambiente esterno, e questi segnali vengono elaborati dal nostro ipotalamo, che è il nostro centro di comando, e dall'ipotalamo poi arrivano i segnali alla nostra ghiandolina ipofisi, che io simpaticamente chiamo capocantiere, e poi dal capocantiere arrivano i segnali poi verso gli organi effettori, che sono la tiroide, i muscoli, le gonadi. Quindi diciamo che se io riesco con Dieta Gift, riesco a cambiare lo stile di vita della persona, riesco a farlo mangiare meglio, dandogli dei cibi di qualità, ragionando non più in termini di ipocaloricità, ma ragionando già in termini di normocalorità, riesco a dargli il giusto apporto di proteine, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che più o meno 1 grammo su chilogrammo di peso corporeo dovrebbero essere le proteine da dare alla persona, se parliamo di una persona sedentaria. Ovviamente, se è una persona che in dieta GIFT non deve, nessuno deve essere sedentario, queste proteine devono essere, diciamo, più o meno avere un calcolino da 1 e 2 e 4, poi dipende dal tipo di attività che la persona fa. Quindi l'importanza di normocalorità, normoproteicità e del movimento. Quindi queste tre cose fanno sì, diciamo, lo spiego in maniera semplice, fanno fluire meglio questa leptina, che è un ormone che si trova all'interno del tessuto adiposo, infatti si chiama adipochina, e questa adipochina è più potente però ormone metabolico, nel senso che questo ormone che viaggia dal segnale all'ipotalamo, e quindi diciamo è l'adipochina che fu scoperta da Friedman nel 94, ad avere oggi un senso pratico che la dieta GIFT è stata ideata dal dottor Speciani, ma soprattutto la bravura, io come responsabile ovviamente della dieta GIFT per diciamo, il Sud Italia, stiamo cercando di portare avanti, e soprattutto questo discorso di cercare di mettere la teoria, sì. Ok, è stata scoperta questa leptina, ma dobbiamo cercare di mettere un po' di pratica, cerchiamo di passare dalla teoria alla pratica. Quello che forse è mancato negli anni, no? Dal 94 in avanti. Infatti ricordo, diciamo, le prime cose che si dicevano sulla leptina era che era l'ormone, si era trovato l'ormone dimagrante. Cioè, poi alla fine, la delusione era quando si era scoperto questa leptina solo in caso di carenza, diciamo, in forte carenza, genetica, allora poteva servire. Poi invece fu capito che invece aveva un ruolo sul neuropeptide Y, sulla glutine-related protein, aveva altri effetti. Poi si cominciò a capire che oltre a quest'altra cosa aveva degli effetti su questi organi effettori che abbiamo detto prima, essere la tiroide, essere il muscolo, essere le gonadi e il sistema immunitario. Quindi cerchiamo di dire stop a questo discorso calorico, stop alle grammature, ma cerchiamo di ragionare in termini di stile di vita, cerchiamo di ragionare in termini di qua nostra qualità del cibo. Concetti importanti che poi ho riportato anche nel mio libro, che il dimagrimento parte dalla testa, cercando di toccare man mano questi concetti, superare questa confusione e caos che oggi abbiamo nel campo nutrizionale, perché come spesso dico, in questo libro, vedete qui c'è l'immagine del mare in tempesta, e proprio io ho voluto rappresentare, diciamo, il caos che c'è nel mondo nutrizionale.
fino ad questa testa che esce dal mare, che dice per poter dimagrire in maniera sana, genuina, cioè senza avere perdendo grasso, perché il dimagrimento è perdere il grasso e non perdere la massa muscolare, in quel caso si parla di deperimento. In questo caso questa testa che esce dall'acqua, che ha questi concetti di obiettivo, determinazione, pazienza, perseveranza, sono tutti i termini che la persona per poter affrontare un regime di vita sano, rimettersi in forma, come spesso io chiamo questo percorso da fare insieme, devono essere seguiti. Spendo l'ultima parola sul movimento perché non possiamo, ed ecco anche un appello anche ad altri miei colleghi, ma anche al mondo, a chi si interessa ovviamente di nutrizione, non possiamo andare più blandi con l'attività fisica. Perché se l'attività fisica ha un'importanza al 50% pari all'alimentazione sana e corretta. Se noi capiamo questo concetto, riusciamo a capire anche i tassi di obesità infantile, possiamo capire tante cose che purtroppo questa pigrizia, questa voglia, ho scritto in un articolo qualche giorno fa, tutto è subito, cioè il fatto che le persone vogliono il risultato immediato, ecco, riusciamo a capire che se non ci mettiamo veramente in moto con l'attività fisica, con fare dell'esercizio costante, intervallare attività aerobica con l'attività anaerobica, e seguiamo una corretta alimentazione, quindi tutto facendolo rientrare in uno stile di vita sano, allora noi non possiamo parlare di vero dimagrimento. E con questo vi lascio, vi auguro sicuramente una buona serata, alla prossima.